la sesta giornata nel girone 2 del 7 Cup, al Seminario si affrontano la seconda della classe Stampini contro l'ultima Detroit, a caccia di punti. L'inizio però non è confortante per la formazione di William Jessa, che prima subisce l'1-0 da Antonio Boni all'11esimo, poi al quarto d'ora è sotto di due gol per effetto del mancino da pochi passi di Leonardo Piras. La reazione del Detroit si concretizza quantomeno in parte nel finale di tempo con Feboli, che ci prova dalla distanza e impegna Federico Montis in calcio d'angolo. Al termine della prima frazione, compagine arancionera in vantaggio per 2-0. Nel secondo tempo il Detroit parte meglio e dopo appena 40 secondi William Jessa riduce le distanze. Andiamo adesso al 33esimo minuto, nel quale Antonio Boni realizza la doppietta personale per il gol del 3-1 degli Stampini. Al 43esimo il Detroit è nuovamente in partita, dimostrando di essere squadra che non molla mai. A mettere la palla dentro è Alessio Feboli, in seguito a una corta respinta dell'estremo difensore Federico Montis. E al 45esimo a Seminario è addirittura a parità per effetto della staffilata dalla distanza di Marco Piras, che si infila alla destra dell'estremo difensore avversario. Al 46esimo Detroit addirittura in vantaggio, doppietta personale per Alessio Feboli, che trasforma un calcio di rigore. Al 47esimo altra doppietta personale, quella di William Jessa, che non sbaglierà dinanzi a Federico Montis. Il Detroit comincia a sentire profumo di 3 punti, ma Montisci al 48esimo la combina grossa, perdendo palla a centro area di rigore. Leonardo Piras ringrazia Stampini 4, Detroit 5. Al 50esimo minuto, bella azione corale della compagine arancionera con Nicolo Poddie, che da centro area di rigore non sbaglia. FC Stampini 5, Detroit 5. Gli Stampini cominciano a vedere allontanarsi la vetta per il Detroit. È un punto che fa morale.